Ciao, allora oggi video del compro l'abito del mese di luglio. Portate pazienza perché mentre preparavi i prodotti è nata via il sole, quindi la luce è un pochino quella che è. Partiamo subito con lo compro o lo evito? Partiamo con questo latte corpo idratante dell'Ultra Dolce Garnier per oli meravigliosi, argan e camellia per pelle normale secca. Avevo ben due campioncini, ognuno da 10 ml, quindi l'ho usata per un po' e profumazione fantastica, avvolgente, delicata. È un latte corpo molto ricco, ma si assorbe molto molto velocemente, quindi va benissimo anche per l'estate. Io l'ho usato soprattutto sui talloni, lo ammetto. Ginocchia e gomiti, ginocchia e talloni, perché sono i punti che volevo idratare di più e quindi mi è durato anche tanto. È ottimo, è fantastico. Lo compro, lo evito? Lo compro, sicuramente lo compro. Devo guardare un attimo i negozi a che prezzo è e magari lo compro quando è in offerta, perché sta facendo delle profumazioni con il latte corpo della Garnier molto molto valide, quindi li proviamo quando sono in promozione. Altro prodotto è della Bottega Verde, questa è dell'acqua profumata alla lavanda. È lavanda italiana, fioritura italiana, rinfrescante e rivitalizzante. Avevo due campioncini anche di questo, ognuno era, non so a che quantità, non c'è scritto, benissimo. Non c'è scritto, vabbè, comunque ne avevo due. E sa di lavanda che è una cosa fantastica, è un'acqua profumata meravigliosa, ne basta pochissimo, in estate poi è fantastica per me e dura tutto. E lo applicavo solamente nei punti e polsi e sul collo, è durata tanto, è fantastica, la compro, mi piacerebbe, vediamo il prezzo ed è anche questa magari quando è in offerta, comunque validissima. Altro prodotto, andiamo avanti, questo è lo Physio Shampoo della Omnia Biologica, è un shampoo all'olio di semi di lino, eccolo qua, Omnia Biologica, che sappiamo che è completamente naturale, 0% di siliconi, parabeni, PEG, sale aggiunto, quindi davvero fantastico. È un certificato EcoBio ed è la quantità, cercavo la quantità, un 8 ml per capelli e fortificare i capelli. Allora, prima cosa, sappiamo che è un prodotto completamente biologico, quindi non fa schiuma. Ho letto dopo che era uno shampoo olio con semilino e quindi l'ho usato tutto. Per sciacquarlo ho impiegato un tempo infinito, però questo è un errore mio, dovevo fare, dato che è un olio e dovevo fare magari metà per volta, invece l'ho fatto tutto, mamma mia, sciacquarlo è stato tremendo, soprattutto con l'acqua dolce che ho, è stato proprio tremenda, tremenda, tremenda. Però comunque sia, è un buon prodotto, è un buon prodotto per chi ha i prodotti naturali, questo qua è sicuramente un ottimo marchio. Lo compro o lo evito? Sto provando altri prodotti sinceramente che mi entusiasmano molto di più e questo è valido, ma a me piace anche un pochino di schiuma sui capelli, quindi valido ma non lo comprerei. Altro prodotto, di questi ne ho provati davvero tanti. È della Max Factor, eccola qua, è la Skin Luminize Foundation, è il fondotinta quello con la parte colorata e la parte di crema idratante, che poi è un siero idratante, il colore è 75 Golden, e ne avevo 1, 2, 3, 4, 5, quindi l'ho usato davvero per un bel po'. Cosa posso dire? Intanto che è un siero colorato, quindi è molto più leggero delle solite creme colorate o BB cream, quindi può andare bene in estate se non vogliamo usare il fondotinta, perché in estate il fondotinta per me è troppo pesante. Però ha un però, perché a me non è piaciuto per niente. È troppo troppo leggera. Io sono abituata a avere le BB cream in estate per dare uniformare la pelle e poi metterla a terra. E questa è davvero troppo troppo leggera, quindi può andare bene a chi vuole un risultato davvero molto naturale e avere una parte più crema idratante rispetto alla parte colorata, quindi una crema colorata molto molto delicata. Io non la ricomprerò, sicuramente non la compro, però non la boccio perché per chi invece, che io amo molto il colore, per chi invece vuole solamente uniformare un attimo con
Soprattutto in un prodotto unico avere un idratante e un leggero leggero colore potrebbe piacere molto invece. Quindi potrebbe essere un valido prodotto, soprattutto perché è Max Factor, ma io non lo compro sicuramente. Ultimo prodotto del mese è questo, altro campione, della, questo cos'è? Il bagno doccia Sweet Magnolia della M18. È un, va bene per bagno, per la doccia, è senza parabeni, SLS free. E la quantità, come sempre, un 10 ml, è un marchio l'M18 Made in Italy e professionale. Soprattutto sono molto buoni i prodotti per i capelli di questo marchio. La crema alla magnolia e bagno doccia alla magnolia. Ha un profumo di magnolia molto delicato, sì. È un balsamo doccia normale, non ho trovato niente di che. Sicuramente non secca la pelle, però credo che ha. Qua il flacone intero ha un prezzo troppo elevato per un semplice bagno doccia, quindi in questo caso il prodotto no, non lo compro, lo evito assolutamente. E quindi questo. Questi erano i 5 prodotti, lo compro, lo evito del mese di luglio. Fatemi sapere se li avete provati, come vi siete trovati e spero come sempre sia stata utile. Al prossimo video, ciao!